ringrazio per il vostro invito. Ho sentito questa riunione oggi per la parte di Alessandro e ci siamo conosciuti quasi 5 giorni fa alla nostra difesa. Quindi dal lavoro sono venuto qua e ho fatto del mio possibile per essere qui. Quindi io mi chiamo Dabo Abdullah e vengo dal Mali. Sono membro dell'Associazione dei Maliani di Lazio e sono membro anche dei panafricanisti africani che si trovano in Italia. È stato un piacere partecipare a questa mobilitazione oggi e sono contento. Il problema di Mali non è un problema di colpo di Stato, di problema di questi, no. Io sono stato in Mali, sono tornato a settembre scorso e ho lasciato il mio paese nel 2016 per un motivo che tutti sappiamo, che è quello che succede in Mali. Il problema di Mali non è che solo il problema di terroristi, no. Il problema del Mali è passato 30 anni fa, da quando noi non siamo nati ancora. Il Mali stava passando dei problemi, però il problema del Mali è iniziato quando è stata la morte di Gaddafi in Libia. I combattenti di Gaddafi che c'erano in Libia, che stavano là, ci stanno anche dei maliani del nord, dei Tuareg, dei Galli che si stavano là. Sono tornati in Mali e il presidente che c'era lì, ATT, Amadou Touré, li hanno accettati. Ha detto va bene, siete tutti maliani, però sono venuti per dei anni e sono stati disarmati dallo Stato. Si sono stati dati delle case per vivere queste persone. Però dopo quello che abbiamo visto, tutto quello che abbiamo visto in questo momento, dal 2012 che è creato questo problema in Mali, che è iniziato dal 2012 fino ad oggi, quanti colpi di Stato? Tre colpi di Stato che è stato in Mali. Il problema non soltanto dei terroristi, abbiamo anche il problema costituzionale, le elezioni, tutti dicono, anche le tradizioni che stanno lì adesso. Che cosa sta chiedendo la CEDEAO, l'Unione Africa e le Nazioni Unite e anche l'Unione Europea? Che stanno chiedendo? Organizzare le elezioni. Però se, quando la Francia è intervenuta nel Mali nel 2012, ormai comunque avevamo 80% del territorio maliano che stava sotto controllo. Dopo 10 anni dell'esercito francese in Mali, oggi solo la capitale del Mali che sta in sicurezza. Ma anche ci sono passati dei giorni, anche sono stati dei attacchi nella capitale proprio. Quindi il problema del Mali non solo per i terroristi, ci sono mille problemi in Mali. Però noi che cosa chiediamo? La manifestazione dell'altro giorno, il colpo di Stato, quello che ha fatto il colpo di Stato, non l'ha fatto perché vuole stare in potere, no. Perché ha visto che la popolazione maliana stanno soffrendo. Ci sono le città che sono bruciate, le donne che sono bruciate, i bambini. Un'intera città che viene bruciata nel 2020, quando era stato lì il presidente Ibeka. Ma il presidente, dopo tutti questi morti, che cosa ha fatto? Non abbiamo visto nessun intervento dalla parte delle autorità maliane, nessuno. Perché il centro, prima la guerra era nel nord, è spostato fino al centro, dal centro ora fino al sud. Kita, l'ultimo attacco è stato in Mali. È stato a Kita, Circle di Kita, è diventato regione adesso. È stato lì l'ultimo attacco. Però io quando venivo sono passato là, perché i miei genitori, noi
vivevamo a nord del Mali, a Gao. Il mio padre era un insegnante, adesso sta in pensione. Per colpa della guerra siamo trasferiti al sud, dal primo regione. Però anche il primo regione non sta ancora in sicurezza. Quindi di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando che le autorità stanno lì, vengono al potere. Prima che vengano al potere dicono tutte queste bugie. No, la sicurezza prima di tutto, la scuola, la salute. Se vediamo i rappresentanti dello Stato, il Presidente, che ha i figli che vengono a rubare dei miliardi, che vanno a fare delle feste del Qatar, dei grandi alberghi, e c'ha i cittadini che stanno morendo ogni giorno di fame, quindi non ha importanza. La popolazione maliana ha bisogno di tutti, oggi, di aiuto di ciascuno che può aiutare lo Stato maliano, di popolazione, di cittadini. Stiamo cercando di aiuti da qualsiasi parte, chi può aiutare, però non collaboriamo con nessuno che non è la parte soddisfazione dei cittadini maliani. I maliani chiediamo soltanto la libertà oggi. E l'altro giorno Alessandro, quando è intervenuto, sono contento di quello che ha detto. E quando siamo stati anche all'ambasciata, abbiamo fatto vedere il video che abbiamo filmato all'ambasciatore. Era contento che anche ha partecipato, anche i colori italiani che sono giunti alla nostra problematica. Perché il problema del Mali oggi non è solo per i maliani, sono per tutti gli africani. Perché il Mali sta il centro di deserto. È il Mali che viene tutta questa problematica, che sia in Guinea, che sta Burkina Faso, che sta in Niger. Se il Mali non sta in sicurezza, in 2012 François Hollande ha detto, se il Mali non sta in sicurezza, il nord il Sahara, nessuno non sta in sicurezza. E abbiamo visto i risultati, che sta il colpo di Stato di Guinea, il Chad, che sta in Burkina Faso, il Niger, ma anche il Niger sta in sicurezza oggi. Anche il Niger, c'è problema. Il presidente Bazoum non lo ammette, però anche il Niger ci sta in problemi adesso. E speriamo che le cose vengano risolte. E io comunque già ho parlato troppo, che abbiamo un sacco da dire, però io vi ringrazio, ho partecipato a questo, è stato un grande piacere per me. E vi auguro una buona serata e grazie.